Buonasera, ci troviamo qui alla libreria Tavella, alla Lamezia Terme, per la presentazione del libro del giovane scrittore Arsenio Siani, che fa parte dell'associazione Accademia Edizione Eventi. La scelta di Lamezia Terme parte, poiché i soci fondatori si trovano anche qui a Lamezia, e compito dell'associazione è promuovere l'arte in tutte le sue forme e tutte le sue manifestazioni. Con questo libro viene affrontata la tematica molto complessa della violenza di genere, ma non solo, viene accennato anche il problema del bullismo, del razzismo, piaghe sociali che purtroppo sono presenti nel nostro territorio, e la scelta di Accademia è stata proprio quella di creare la presentazione del libro qui da Lamezia, per dare un segnale forte anche di risveglio delle coscienze. Ora, io credo sia necessario dare la parola allo scrittore Arsenio Siani, che sicuramente meglio potrà illustrare il libro e i suoi contenuti, ovviamente. Io sono Arsenio Siani, sono un counselor e membro dell'associazione Accademia, che ha l'obiettivo di promulgare la cultura tramite la promozione di eventi culturali, e abbiamo una rivista che si chiama Scrap Magazine, in cui diversi autori curano delle rubriche. Dal progetto di questa rubrica nasce questo libro, perché io mi sono occupato di una rubrica che tratta il tema della violenza sulle donne. Dagli articoli pubblicati su questa rubrica è poi nato questo libro. Sono stati condensati quindi in quest'opera, che è un romanzo inchiesta sostanzialmente, dove appunto attraverso racconti di vita vissuta, storie vere, analisi del fenomeno da un punto di vista sociologico e psicologico, si affronta appunto la tematica della violenza sulle donne, nello specifico con riferimento al fenomeno delle donne che non denunciano gli aguzzini, le persone che fanno violenza su di loro, i compagni, i mariti, gli ex. Quindi dall'idea di Accademia di pubblicare questo libro per promulgare questo messaggio, un messaggio che vuole essere di speranza, quindi vuole dare voce alle donne che vittime di violenza, e grazie per l'opportunità di essere qui a promulgare questo messaggio. Che curano delle rubriche. Ogni mese esce Scrap Magazine, ha una pagina Facebook, una pagina YouTube, un blog e Twitter. Accademia Edizioni Eventi invece è un'accademia culturale che si occupa di promuovere nuovi talenti in ogni campo, e precisamente per quanto riguarda la poesia, la letteratura, l'arte, il cinema, spettacolo e musica, uniti a buona cucina, tradizioni locali e al fascino di luoghi meritevoli di essere valorizzati. Accademia inoltre, agenzia letteraria, ufficio stampa, servizio editing, formazione, book trailer, direzione artistica, studi grafici, servizi fotografici, videoproduzione e molto altro. Siccome io penso che dentro ognuno di noi ci sia un piccolo artista, l'Accademia dà la possibilità ai nuovi talenti di poter essere supportati e seguiti nel loro cammino. Inoltre si organizza eventi come per esempio lo Scrap Music Fest, dedicato alla musica, e lo Scrap Web Premio, dedicato alla letteratura, alla poesia. Adesso se avete intenzione di provare il vostro talento, associatevi. Vi lascio la parola a Simona, così procediamo, entriamo nel vivo della presentazione del libro.
Grazie Luana, diciamo, sono nate anche delle bellissime amicizie al di là del rapporto che possa esserci. Allora, l'idea, in realtà il libro di Arsenio, Quello che le donne non dicono, è un libro molto molto bello, ma al di là che la bellezza estetico-stilistica attraverso cui tu ti sei espresso del libro è che si legge tutto d'un fiato. Io ti dico la verità, l'ho letto in mezz'oretta, me lo sono divorato, 175 pagine divorate. È un libro però molto particolare, sicuramente tu meglio di me lo illustrerai nei contenuti, negli obiettivi, negli scopi, tratta tantissime tematiche. Non c'è soltanto la violenza di genere, all'interno c'è il bullismo, l'immigrazione, tematiche particolarmente calde che, ahimè, data anche la situazione che c'è mondiale, sono ben sentite, delle piaghe sociali veramente presenti. Allora, io faccio una piccola, diciamo, particolarità. Vorrei leggere due righe della prefazione, perché secondo me nella prefazione c'è già l'obiettivo di tutto il libro. Allora, nel mondo si aggirano dei lupi, predatori feroci e sanguinari, crudeli, astuti. Vivono al solo scopo di cacciare, scovare prede e nutrirsene, così da sopravvivere. Continuare il proprio ciclo vitale e la prosecuzione della propria specie. Le prede vittime sono esseri innocenti e deboli, il cui unico mezzo di difesa a loro disposizione è la fuga. Ma il lupo è scauto, sa travestirsi da essere benevolo, finge di essere simile alla preda per guadagnarsi la sua fiducia, la manipola, si approfitta della sua ingenuità. Lo stratagemma dell'inganno chiude il cerchio nel suo piano d'azione. Il lupo dà all'agnello ciò che desidera, ovvero sicurezza e protezione. L'agnello sente che il lupo è forte ed è suo amico. L'agnello è fragile ed è innocente. Non crede che il lupo possa fargli del male. Ha dei sentimenti positivi nei suoi riguardi. Prova gratitudine, rispetto, forse amore. Infine la trappola si chiude del tutto. Il lupo porta a termine il suo piano e si scaglia contro la sua preda. Ecco, io da qua vorrei partire, Arsenio, se mi permetti. Cioè, in realtà, il lupo e l'agnello, carnefice vittima, i due ruoli, il ruolo del patriarcato sui fenomeni di violenza domestica. È un libro complesso il tuo. La prefazione, infatti, è molto complessa, anche emotivamente molto forte, che abbraccia vari meccanismi psicologici. Puoi illustrarceli? Grazie. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti i presenti per essere qui, grazie per l'opportunità che mi avete dato, per la bellissima accoglienza, mi sono sentito veramente a casa e sono emozionato, grazie. E, per quanto riguarda il libro e la domanda che mi hai fatto, sì, è un libro complesso che cerca di analizzare dinamiche complesse. E quello che ho cercato di fare tramite il libro è ricostruire attraverso storie di vita, storie vere, di cui sono stato anche testimone mio malgrado da bambino, e poi con il mio lavoro, io sono counselor e quindi mi occupo di relazioni d'aiuto e ho avuto l'occasione di trattare temi di violenza sulle donne, quindi aiutare donne vittime di violenza a uscire da questa trappola psicologica che loro stessi si erano create. E ho cercato di renderlo, invece di fare il solito saggio noioso, il trattato per gli addetti ai lavori, di renderlo più fruibile al grande pubblico, quindi in forma di romanzo, un romanzo inchiesta. Ci sono anche delle parti più teoriche, però il libro è strutturato principalmente in forma di romanzo, quindi faccio parlare le storie. E quindi anche nella prefazione che hai letto te, una fiaba nera sostanzialmente, no? La metafora del lupo e dell'agnello come archetipo della vittima del carnefice, no?
Quindi queste figure archetipiche che tornano nell'animo umano e si esprimono nel fenomeno della violenza sulle donne. Io nel libro parlo di patriarcato rifacendomi a quella che è la mia formazione nella mia professione, quindi al ricostruire appunto il ruolo della mentalità patriarcale con riferimento al fenomeno di violenza sulle donne, soprattutto con riferimento a quanto il patriarcato ha influito nell'atteggiamento della donna che subisce in silenzio, perché un aspetto importante che tratto all'interno del libro è il fenomeno del silenzio, è il filo conduttore che unisce tanti fenomeni, il bullismo, il razzismo. Nel libro non si parla solo di violenza sulle donne, vengono affrontati tanti fenomeni sociali forti che hanno questo appunto, questo collante rappresentato dal silenzio, dalla passività, dall'inerzia, l'atteggiamento di chi subisce in silenzio. E il patriarcato appunto nella donna che deve avere un ruolo passivo, deve stare a casa ad accudire i figli, deve sopportare questo fardello, no, che sembra gli venga culturalmente dato sulle spalle fin dal momento della nascita e che la porta poi inconsciamente a sviluppare questo atteggiamento remissivo. Un altro tema che si evince all'interno del libro è l'indifferenza di chi sente e non agisce, che si riallaccia alla sindrome dello spettatore, perché tu hai anche una chiave di lettura molto psicologica all'interno di tutto il libro. Perché secondo te si reagisce così? Cioè, cosa scatta in chi osserva fenomeni violenti e cosa percepisce, cosa sente? Allora, la violenza sulle donne ovviamente ha tante dinamiche. Sotto questo cappello possono essere ricompresi fenomeni molto diversi tra loro e diverse cause. Cito nel libro questa teoria detta della sindrome dello spettatore che si riallaccia ad un fenomeno che è stato studiato da sociologi e psicologi con riferimento ad un fatto di cronaca di Catherine Genovese, una donna statunitense che negli anni 70 fu ammazzata davanti agli occhi di tutti senza che nessuno intervenisse per fermare l'assassino. È stata pugnalata brutalmente davanti a persone che non hanno fatto assolutamente niente, sono stati spettatori inermi di questo, di questa violenza, di questo omicidio. Quindi degli studiosi hanno cercato di capire che cosa è scattato nella mente di queste persone che non hanno reagito, non hanno cercato di difendere, di proteggere questa donna e di fermare l'aggressore. E hanno riscontrato appunto una tendenza nell'animo umano di adeguarsi al comportamento di chi hai di fronte, di chi hai accanto. Quindi a specchio ciascuno riflette l'inerzia di chi hai accanto. Quindi se io rimango fermo a non fare niente davanti ad una situazione di pericolo, allora io inconsciamente sentirò che quello è la reazione corretta. Mi uniformerò a questo comportamento. E così si crea un vortice, una catena per cui tutti agiscono allo stesso modo. Con riferimento alla violenza sulle donne ho riallacciato questa tematica con riferimento alla trasmissione del comportamento di inerzia, di passività della donna che io ho riscontrato spesso nel mio lavoro, che spesso dietro una donna che subisce violenza e non denuncia c'è stata una madre, e prima ancora una nonna, ancora antenati, c'è una situazione, una catena di violenze che si perpetrano di generazione in generazione, come appunto se ci fosse tramandato che quello è il comportamento corretto da tenere. Quindi la sindrome dello spettatore riportata con riferimento a questo fenomeno. Quindi una sorta di imitazione quasi, radicata, quindi presente poi nella come consuetudine collettiva, se la vogliamo mettere anche in termini giuridici, diventa una consuetudine, insomma. Poi mi sono soffermata anche su quello che viene fuori al di là
sicuramente l'aspetto centrale della violenza di genere, ma anche bullismo, razzismo, anoressia e lo stupro da parte poi di un familiare. Sono temi ovviamente differenti fra di loro, ma che tu leghi bene anche nelle ripercussioni che poi ci saranno nell'età adulta. Che conseguenze hanno questo, cioè che conseguenza c'è sulla psiche di un adolescente? Allora, io quello che ho riscontrato col mio lavoro è che il silenzio, ovvero nascondere le cose sotto al tappeto, è deleterio, è devastante per la psiche di un individuo, perché ciò che non viene tirato fuori, non viene elaborato, non viene analizzato, continua a sedimentare nell'animo umano e condiziona le nostre scelte in maniera inconscia, con vergogna, senso di colpa. Si attivano tutti dei meccanismi per cui io penso di, credo di scegliere, sono convinto di scegliere, ma in realtà sono scelte condizionate da quel trauma che non ho avuto il coraggio, la forza di riuscire ad analizzare. Come diceva Jung, lo chiameremo destino, no? Se non portiamo a galla l'inconscio, lo chiameremo destino, però siamo sempre noi a scegliere in realtà, per il fatto di aver deciso di tenere appunto nascosto sotto al tappeto quella cosa che ci fa male. Però il male, il dolore può essere anche catartico, bisogna avere il coraggio di guardarlo in faccia, di elaborarlo, di parlarne. E quindi per questo è, diciamo che il nemico, se vogliamo vederlo in quest'ottica, all'interno di questo libro, è il silenzio, perché il silenzio è la causa progenie di questo male, della decisione di tenere le cose per sé, nascoste, tenere gli scheletri nell'armadio. Poco fa ci siamo fatti una bella conversazione sulle dipendenze affettive, quindi si parlava proprio di questo un po', è una deviazione dell'amore secondo me, ma non è amore comunque, la dipendenza, giustamente un'altra cosa, e tu citi Norvin Norwood all'interno proprio del tuo libro, e tu fai una sorta di divisione in tre categorie degli uomini: l'uomo salvatore, l'uomo vittima, l'uomo carnefice, e contrapponi poi la figura degli uomini che amano troppo a quelli non violenti ma soffocanti. È interessante che secondo me svisceri questo passaggio, che è anche attuale per valutare come l'uomo si rapporta al sesso femminile. Sicuramente dietro ai fenomeni di violenza sulle donne c'è una visione distorta dell'amore, c'è un desiderio di possessività, un amore morboso per una donna che diventa oggetto, diventa mia, diventa qualcosa da possedere al di là della sua volontà. E quindi analizzo appunto il fenomeno di dipendenza affettiva molto diffuso oggi nella nostra società, e appunto individuando queste tre categorie di uomini che amano troppo, come dici te, dove appunto c'è il non violento, la vittima e il salvatore, che sono la vittima, colui che pur di stare in relazione, perché ha paura della solitudine, di restare solo, accetta qualsiasi forma di umiliazione, accetta di essere tradito, accetta di essere solo all'interno della relazione senza rendersene conto, perché magari l'amore non c'è più, però lui rimane agganciato all'idea dell'amore, per paura, per terrore della solitudine, perché è una persona che non sa stare da solo con se stessa. C'è il salvatore, che invece è quella figura di uomo che invece si tende a legarsi a donne bisognose, bisognose d'affetto, bisognose di protezione, di essere salvate, quindi donne disturbate, depresse, che soffrono di alcolismo, di dipendenze, da tossicodipendenze, ma sotto in realtà, sotto l'intento salvifico si cela un grande egoismo, perché questa persona comunque spera di legare a sé, di garantirsi l'affetto di questa persona. Io ti salvo, c'è un baratto inconscio, nel senso io ti salvo e te mi ami. Esatto, assolutamente. E poi c'è il carnefice, che è colui che appunto vive questa distorsione dell'amore, quindi
vide questo amore in senso fusionale, non esisto più io, esistiamo noi due, e pur di tenerti con me, di mantenere questo noi, io faccio di tutto, utilizzo anche la violenza, la sopraffazione, e quindi ti faccio violenza perché quello che conto, che conta siamo noi, non sono io, non sei te, sia quello che costruiamo nel momento in cui ci uniamo, ci fondiamo. Proprio per questo io volevo leggere una frase che è tra le prime pagine: se non vuoi più essere mia, allora non sarai più di nessun altro. Cioè, secondo me questa frase, che andrebbe detta a scuola, proprio pedagogicamente parlando, è un messaggio, anche perché si vede un po' il termine "a un uomo mi ha detto che sono sua", è sbagliatissimo a mio avviso, perché ognuno appartiene a se stesso, al di là, e non esiste, non c'è un possesso all'interno della coppia, non si possiede nulla, non si possiedono le persone, ma non si possiedono neanche le cose, se andiamo a valutare in un'ottica spirituale. Ma la frase "mia", che molte dicono, io lavoro con i ragazzi, sono sua, oppure mi ha scritto "mia" sotto una foto, non significa assolutamente niente, è sbagliato, è una visione distorta dell'amore che andrebbe comunque affrontato e portato anche nelle scuole. Diciamo, dici, però è sbagliato, è oggi dimostrare affetto. Si può dimostrare in tanti altri modi. Andiamo avanti. Diciamo, nel tuo libro tu racconti anche di una madre che non è disposta a tollerare le scelte scellerate di un figlio, nega il suo aiuto, pur cosciente, soffrendo di tale scelta, del fatto di esporlo a gravi rischi. La sua è una scelta d'amore per renderlo uomo. Le madri di oggi sono troppo accomodanti e poche educatrici? Cioè, come la figura della madre, come riesci a motivarla anche nel percorso eventuale di comportamenti violenti? Allora, io penso che la madre, per come l'ho vissuta io, e che ringrazio per quello che sono diventato, è la madre che mi ha permesso di sbagliare. E quindi riporre un omaggio ad una madre che permette a suo figlio di fare degli errori e di imparare da quegli errori. E anche quella nel libro è una storia vera, quella riportata nel libro. E lì c'è la crescita, c'è dall'errore c'è la ripromettere a se stessi di non ripetere mai più quell'errore. Io cerco di capire dove ho sbagliato e riprometto a me stesso di non farlo mai più, di aggiustare il tiro. Le madri di oggi tendono a essere iperprotettive, a non permettere ai figli di sbagliare e di imparare. È lì che nasce la tendenza, diciamo così, no? A non saper gestire le situazioni, perché a volte, riallacciandosi alla violenza sulle donne, gli uomini sono anche incapaci di gestire una situazione, come la fine di una relazione. Molti fenomeni di violenza sulle donne nascono quando la donna decide di interrompere il rapporto, ma l'uomo a nessuno gliel'ha insegnato come si gestisce una situazione del genere. Io una volta ho lavorato con una persona, con un mio cliente, che mi diceva, in lacrime, diceva: mia madre non me l'ha mai spiegato come si gestisce la fine di una relazione. E quindi è questo che penso che andrebbe un po' riscoperto. Sentiamo parlare molto di iperprotettività da parte dei genitori oggi nei confronti dei bambini. I bambini che vanno accuditi in un modo totalizzante, quasi come se fossero sono vulnerabili i bambini. Però così, con questo atteggiamento, si rischia di renderli ancora più fragili, fino a sfociare poi da adulti in atteggiamenti violenti, perché dietro la violenza poi c'è anche una grande fragilità. Mi trovi assolutamente concorde. Hai tante le protagoniste di questo libro sono tantissime, Luciana, tantissime. Teresa è una protagonista infatti un po' particolare, ha una penosa storia alle spalle, il suo presente per colpa del silenzio, quello che dicevi prima, le impedisce di costruirsi un futuro. Viva per miracolo, poi è stata vittima di stalking, di stupro. Il senso di colpa è una trappola inconscia. Tu citi Freud proprio a tal proposito. Quando si tace e non si affronta il dolore, cosa succede?
succede che le situazioni tendono ad essere perpetrate. E, tant'è vero che il 99% delle donne vittime di violenza e che sono segnate quindi da un trauma, che per anni hanno subito angherie, soprusi da parte dei compagni, mariti, ex, riescono ad uscirne fuori nel momento in cui condividono, parlano con altre, no? Molte associazioni contro la violenza sulle donne formano dei gruppi di autoaiuto in cui le donne parlano, affrontano appunto anche il senso di vergogna, il senso di colpa, perché spesso poi nelle donne scatta questo meccanismo di giudicarsi, no? Cosa ho sbagliato? Cosa è andato storto? Che contributo ho dato affinché la situazione degenerasse in questo modo? La vergogna di dover gestire una situazione di debolezza, di fragilità, di essere vittima. Quindi parlarne è sempre la soluzione. La soluzione più importante. Mentre insomma ti sto guardando, del libro mi è rimasta una scena, poi non so se la vuoi spiegare un po', questo fuori programma, mi è rimasta la scena di una madre che con il padre perdona ogni tipo di comportamento violento, il marito era stato un violento, insomma, ma è malato, lo perdona. E la figlia guarda il comportamento della madre e per lei è un'eroina, cioè questa scena mi resta, è molto forte, se si legge il libro, e invito sempre a leggerlo, è molto forte, perché c'è quasi una donna che dà il perdono e giustifica, dice sì, mi hai fatto violenza, però purtroppo sei malato, cioè il problema, però io ti amo lo stesso. Questa è un'immagine molto forte, Arsenio, che resta, non il resto è molto importante, però a me personalmente, ti parlo sempre in una visione, i libri si leggono anche in maniera soggettiva, a me è rimasto. Quindi l'eroina, secondo te, la figura dell'eroina, questa figlia in rapporto alla madre, se puoi un attimino illustrarmi questa piccola parte. Questo, la storia che hai narrato te, che appunto è una storia vera, emerge dalla tendenza ad idealizzare l'amore, a farsi un'idea di amore che non ha contatto con la realtà, un amore per niente maturo di questa ragazza che cerca, si infila in situazioni disagiate, quindi cerca relazioni complicate, difficili, per emulare la madre, cioè lei cerca le botte sostanzialmente, cerca le violenze, perché ha visto, ha avuto il modello della madre che davanti alle violenze del padre è rimasta al suo fianco per tutta la vita, fin quando il marito è morto di tumore. E lei cercava consciamente di ripetere quella condizione, quel coraggio di sua madre che definiva un'eroina, perché era riuscita ad amare l'uomo che le faceva violenza fino alla fine dei suoi giorni. E quindi c'è appunto questa scissione forte tra un amore ideale e un amore maturo che riesce a riconoscere il compagno, il marito, fidanzato, come un compagno di viaggio nell'avventura della vita. Nessuno salva nessuno. E quindi quando si trattano tematiche relative alle relazioni, è importante anche riportare una corretta concezione dell'amore. Perché sennò appunto le distorsioni che rischiano di emergere dall'idealizzazione di questo sentimento possono essere molto gravi, possono creare lacune importanti nella personalità di un individuo, e nella mia esperienza appunto ho riscontrato fenomeni del genere. Prima di porti l'ultima domanda, volevo, visto che ci stiamo avviando verso la conclusione, almeno dell'illustrazione delle parti principali del tuo libro, che ti invito a leggerlo tutto d'un fiato. Volevo leggere un attimo le conclusioni. Coloro che sono sensibili spesso sono deboli. Coloro che si sentono forti spesso sono insensibili. Alcuni sono sensibili verso se stessi, ma insensibili verso gli altri. Altri sono sensibili verso gli altri, ma insensibili verso se stessi. Coloro che sono sensibili solo verso se stessi spesso criticano gli altri.
quelle che sono solo sensibili verso gli altri spesso si ritrovano nell'autocommiserazione. Qualcuno realizza che è meglio non essere per niente sensibili. La sensibilità porta dolore, così si distaccano dagli altri. Ma se non sei sensibile, perdi tutte le cose più sottili della vita, intuizione, amore e gioia. Questo sentiero e questa conoscenza ti renderà sia sensibile che forte. Spesso le persone che sono insensibili non riconoscono la loro insensibilità e quelli che sono sensibili spesso non riconoscono la loro forza, la loro sensibilità e la loro forza. Sensibilità è intuizione, sensibilità è compassione, sensibilità è amore, sensibilità è forza. Forza è calma, autonomia, silenzio, mancanza di reattività, sicurezza, fede e un sorriso. Una conclusione bellissima, anche perché io lo dico sempre, le persone sensibili, cioè i cosiddetti imperfetti, sono quelli che sanno amare e meritano amore, cioè al di là di quella che è la nostra ricerca verso la perfezione esasperata che non esiste, perché nessuno di noi nasce perfetto, ringraziando di Dio, neanche Dio forse lo era. In realtà volevo proprio finire parlando di empatia e ascolto e sulle varie forme di sensibilità, sulla terapia tradizionale e il counseling. Quanto è importante per te questo metodo per far uscire le donne dalle situazioni di violenza? Come dicevo prima, la cosa fondamentale per uscirne da queste situazioni di violenza è parlare. E nel mio lavoro ho visto come appunto anche il counseling è uno strumento con cui le persone riescono ad uscire da certe situazioni. E, ma non solo, non necessariamente facendo una psicoterapia o andando in seduta con un counselor. Sono quelle che sono che portano uno psicologo o un counselor, sono le qualità appunto di empatia e di ascolto. Quindi avere, riscoprire all'interno della società, tutti noi, queste qualità di ascoltare gli altri, di avere quella capacità di ascoltare quello che hanno da dire e di sentire sulla nostra pelle le emozioni dell'altro, questo può essere una protezione per tutti noi, perché in quel modo troviamo la risorsa dentro noi per uscire dalle situazioni di difficoltà, perché nessuno salva nessuno, ognuno è responsabile della sua vita. Noi con l'empatia e con l'ascolto però possiamo facilitare l'emersione di questa risorsa, per cui mi scatta l'intuizione, mi arriva la consapevolezza della dignità della mia vita, per cui io posso agire e uscire da quel pantano, da quella situazione di difficoltà in cui comunque io stesso mi sono infilato, e se io mi ci sono infilato posso anche vederne fuori con le mie gambe. Grazie Arsenio, infatti l'empatia, no? Tu parli di empatia e ascolto, due doti fondamentali. L'empatia è poi il comune sentire ed è fa parte della nostra intelligenza emotiva, che secondo me andrebbe approfondita più forse dell'intelligenza razionale, non che la razionalità non sia importante assolutamente come filtro, però l'empatia, l'intelligenza emotiva, la capacità di ascoltare, di stare accanto, secondo me aiuta ed è una chiave di risoluzione a tante, tante problematiche, non solo la violenza di genere, magari un ragazzo bullizzato a scuola, tante cose, basta solo un minuto ascoltare gli altri, siamo secondo me troppo presi dai cellulari, dai social e non ascoltiamo più e non guardiamo più gli altri negli occhi. Io dico sempre che se si guardassero le persone negli occhi forse si riuscirebbe a capire tante cose. Proprio per l'ascolto del crimine, proprio sull'antiviolenza, quindi penso che sia proprio ad hoc. Devo dire che a distanza di un anno abbiamo riscontrato proprio il fatto che le donne non parlano e questo è stato un dato obiettivo, perché nonostante la nostra costanza e presenza gratuita, professionale, dedita proprio a cercare di tutelare, ma soprattutto, ripeto, di dare ascolto, perché queste persone prima di tutto, come chiunque fondamentalmente quando ha un problema, ha prima di tutto bisogno di ascolto. E sono state poche le presenze, tant'è che abbiamo pensato di fare qualcosa, cioè di attivare un numero telefonico.
Questo perché tante volte, è vero, ci si vergogna, non tanto il fatto che si tema della propria immagine o altro, però in comunità dove bene o male ci si conosce, è inevitabile che entrare in un centro, farsi vedere, dare la possibilità a qualcuno di capire che tu hai un problema di quella natura, porta a titubare prima di arrivarci. E quindi abbiamo attivato un numero telefonico che ci rende sempre disponibili, quindi sempre raggiungibili, e che quindi porta ad un primo approccio, quindi un po' più mite, un po' più delicato, ecco, che non deve per forza mettere le persone subito in prima linea all'esterno. Per quanto riguarda, questa è una mia opinione personale, la questione della violenza, che sia di genere o meno, io parto dal presupposto che di solito la violenza si attua quando una persona non ha un equilibrio, una serenità tale per affrontare un problema e quindi reagisce in una maniera più istintuale. E tante volte penso che questo possa essere un po' riequilibrato da quella che è l'educazione al rispetto e l'educazione ai sentimenti. Perché quando io ho mio figlio e cerco e mi sforzo, la prima cosa che devo dargli è l'educazione. L'educazione tout court, quindi anche educazione a rispettare gli altri, che siano maschi o femmine. E questo devono farlo sia padre che madre, io in questo sono d'accordo con Simona sicuramente. Allo stesso tempo ritengo anche che quello che infatti stavo dicendo proprio questo, sono d'accordo che debbano essere entrambi, perché l'equilibrio sta nella famiglia, nella normalità, quando, soprattutto quando si ha la fortuna di mantenerle. Però è normale che nella donna ci sia una condizione differente, che quasi sempre, almeno per quelle che sono le situazioni ancestrali, la donna sia depositaria del sentimento o comunque sia delegata a quel tipo di educazione. È solo per questo che tante volte la donna ha questo rapporto in più, forse anche per una predisposizione naturale. Grazie. Riempi il bicchiere. No. Mai più. Mai più. Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le sue ali che avete tarpato, per tutto questo, in piedi, signori, davanti a una donna.